Situazione. I soldi stanno arrivando? Sono per strada, no, abbiamo adempito, dai. Cioè, è ufficiale? Lo vedete domani. Sì, ma oggi i giocatori hanno già ricevuto qualcosa o no? Stiamo lavorando per quello, perché lo ricevano. Ma lo riceveranno domani? Una bonifico? Una sorpresa. Sì, ma non può parlarci così, ci deve dire come stanno le cose. Ve l'ho detto. C'è tutta la città di Parma che aspetta. Abbiamo fatto un impegno, speriamo di rispettarlo, dai. Speriamo, non è certo. Solo la morte è certa, dai signori. Ma quali sono i dubbi, quali sono i problemi? No, vabbè, sono problemi tecnici, ve l'ho detto mille volte e lo sapete meglio di me, dai. Quindi i soldi ci sono, bisogna risolvere solo esatto, i problemi tecnici. Esatto. Poi domani vedrete. E domani verranno i rappresentanti dell'Associazione Italiana Calciatori perché i giocatori potrebbero mettere in mora la società? Io penso non lo facciano, sono professionisti seri. Quindi domani non ci sarà la messa in mora? Penso di no. È ottimista allora? Super ottimista, come ero ottimista ieri. Arrivederci. Salve. Grazie. Salve. Buonasera. Stadio al quale facevi riferimento. Beh, significa che in questo momento è in corso una riunione. Oggi ci sarebbe dovuto essere allenamento e non è ancora iniziato. Ci sarebbe dovuta essere l'assemblea dei soci. Con i soci di minoranza che non si sono presentati, riunione dell'assemblea dei soci per formare il CDA che non è ancora iniziata e appunto c'è il solo presidente Manenti, una situazione questa che non è ancora in divenire. Perché? Perché in questo momento stanno parlando con i giocatori, i rappresentanti della FIGC, cioè l'avvocato Galavotti, i rappresentanti dell'Associazione Italiana Calciatori, in primis il presidente Damiano Tommasi, il sindaco di Parma Federico Pezzarotti, l'assessore allo sport del comune di Parma Giovanni Marani. Presidente, ci dice qualcosa? Arrivo. Vuol dire? Viene lei direttamente? Sì. Nemmeno l'auto per gli spostamenti, per tornare a casa da collegio dopo il pomeriggio surreale in centro città. L'ennesima novità che certifica il caos Parma. La Citroen con la quale Gianpietro Manenti ieri aveva lasciato insieme all'assistente il parcheggio di Barriera Repubblica è stata posta sotto fermo amministrativo. Sì, proprio così. Andando a collegio una volante gli si è accostata e gli ha consegnato un foglio che concedeva al presidente la possibilità al massimo di tornare a casa in Lombardia. L'automobile non è di Manenti ma risulta intestata ad un familiare. I motivi del fermo fiscale? Un debito di circa 1.900 euro con Equitalia per multe non pagate. Il veicolo non è stato subito confiscato perché in questi casi con gli agenti ci deve essere anche un ufficiale di riscossione. L'ora di commentare l'episodio tragicomico che ha chiuso la giornata di ieri. Dopo il no di Pizzarotti, l'auto di Manenti è stata posta sotto sequestro per una serie di sanzioni, di multe non pagate. Tra l'altro viene fuori che la macchina non è neanche sua. Quindi ti chiedo... Questo racchiude un po' quello che è il personaggio Manenti, nel senso purtroppo lui sta pagando sulla sua pelle quello che hanno fatto altri prima di lui. Sicuramente lui non si sta aiutando per far sì che questa idea che tutti hanno, che tutti abbiamo, venga cambiata. Quindi. La nostra giornata è cominciata a Milano, dove abbiamo incontrato Manenti, piuttosto amareggiato per la contestazione di venerdì, tanto da fare qualche passo indietro. La sua macchina venerdì è stata sottoposta a fermo amministrativo per multe non pagate. Ma come si fa ad avere i soldi poi per comprare il Parma? La macchina è ancora circolante, quindi non è stata sottoposta a nessun fermo amministrativo. Hanno contestato un qualcosa che domani verificheremo. Però al momento io non avevo nessun documento, perché se avessero avuto un documento l'avrebbero presa la macchina. Comunque è una delle tante cose che vedo negative su cui rifletteremo se andare avanti o meno.
abitini nuovi sulla Skoda Station. Barba di due giorni che fa molto chic, impermeabile chiaro da maniaco, berretta taroccata della diesel mi sta da Dio, l'apparenza non inganna nel caso mio. A mia moglie non ho pagato mai gli alimenti, son finiti in Ucraina un conto manenti, col capitale sociale più IVA interessi, corioni in testa vi ho fatti tutti quanti fessi, un semo che così non si era mai visto prima. Sei un mitomane, sei un mitomane, son due mesi che ci dici